come mai Francesco dal... sempre dietro? Francesco sempre dietro che allaccia mutande. Tutto questo parlando del mio culo, hai capito? Bravissimo, quello! No, buono! Buono! Tieni. Vedi, perdiamo questo cioccolatino! Lo vedete? Non stare lì a giocare, non me ne frega niente. Settimana prossima dobbiamo combattere un match duro. Qualche settimana fa, ragazzi, vi ho portato all'evento Bellicum a Cadempino, evento che, sarò onesto, sono partito praticamente scettico, avendo visto la card ho detto sì, ok, ci sono dei fighters buoni che li ho già visti in passato, però non mi aspettavo lo spettacolo che mi sono ritrovato a quell'evento. Uno dei miei match preferiti, ragazzi, è stato quello che tutti quanti l'avete visto tra Taha El Makarem e Francesco Maggio, che è stato un match devastante. C'era dell'odio, c'era del personale fra i due atleti ed infatti ha dato vita a un match veramente entusiasmante. Oggi sono stato invitato come ospite speciale all'evento in cui combatterà Francesco Maggio. Se non sbaglio, l'evento dovrebbe essere organizzato dal padre Giovanni Maggio. È un fighter veramente eccezionale, Francesco Maggio. Mi è piaciuto molto il cuore che ci ha messo durante quel match a Cadempino, all'evento appunto Bellicum, che, se vi ricordate bene, ha fatto un torneo, quindi erano due match alla fine. Dopo il primo match con Taha è riuscito ancora a combattere, ok, perso, ci sta, però ragazzi ha fatto un match veramente della Madonna. Look, I'm a rock star in real life. We was doing Grand Theft Autos, hitting licks, home invasions. It was a good night. Take the goods to the plug, then he bring us back by 2K. Feeling like a baller, see the Jordan on my shoelace. Nuketown, stepping off buses, hopping on fences. Call of Duty, me and my niggas, we in the trenches. Camping at the crib, playing True Crime LA. San Andreas nights, bumping ice cubes, good days. Such a 90s baby though. If we grind it, then we grind it, man. I feel like Tony Hawk. Oh, cocciolino, come ciao, stai? Tutto bene, com'è? Tutto bene. Oh, Giovanni! Giovanni, vieni un attimo. Io sono appena arrivato qua, comunque. Com'è andato il viaggio? Tutto a posto? Tutto bene. C'è Giovanni da qualche parte? Giovanni, vieni un attimo. Lì, ma dammi una domanda. Dimmi, ciao ragazzi. Eccolo qua, Giovanni. Ecco, Giovanni. Buongiorno a tutti, ragazzi. Sconda Titani, buongiorno. Che bello, cazzo. Una domanda. Okay. Ma figa per noi youtuber? Ma ragazzi, ma siete giovani, belli, vi devo aiutare io, sono vecchio e che... Ma ce l'avevi promesso, hai detto, vieni, tu hai detto, vieni qua. Va bene, contattatemi dopo, ci vediamo. Oh, faccia! Comunque ragazzi, sono con Giovanni Maggio e il papà di Francesco Maggio, che grazie, tra l'altro questa sera combatterà all'evento Scontro fra Titani. Sì, okay. Edizione 4. Come è messo Francesco? Benissimo, in forma, certo. E poi spero che vi regalerà tantissime emozioni come sempre. Certo. Sarà una bellissima serata. A che ora comincerà l'evento? L'evento inizierà alle 20 e finirà l'11:35 come regola. Poi c'è sempre qualche ritardo, qualche imprevisto, quindi mezzanotte. Chiaro. Calcoliamo mezzo. Però sono tutti bei match. Israele, abbiamo Marocco, abbiamo tutte le nazioni, quindi il gala non è un gala nazionale ma internazionale. Chiaro. È un gala molto importante. Parlami dell'avversario di Francesco, che non dicevi, è un pezzo duro, è un israeliano, è tosto, ha una centinaia di incontri, ma con Francesco non posso mettere uccideranno è una parola un po', diciamo, no, vabbè, perché noi siamo, ovviamente, esatto, termini di fighting, sì, esatto, così. Perché noi siamo scasseranno, esatto. No, ci regaleranno emozioni, perché ci regaleranno emozioni. Ricordiamo che questo è sempre lo sport a combattimento, claro. È uno sport, quindi dopo ci abbracciamo, massimo rispetto, esatto. Si beve tutti insieme, questa, okay, è la prima cosa, come mi hanno detto prima, esatto, le donne. Tra l'altro, ragazzi, location spettacolare, come ti è venuta di farla? Io qua siamo al Lido 04 a Caravaggio. A Caravaggio, provincia di Bergamo. E grazie al proprietario, che loro hanno già due o tre alberghi, uno più bello dell'altro. C'è la piscina, ragazzi. Possiamo farci il bagno in piscina? Certo, dopo? Ma siete carta bianca. Io ho portato anche il cambio, quindi va due tuffi me li faccio. Quindi da oggi e domani piscina sbronta. E molte donne. Però sai qual è il problema? Io non so nuotare. C'è il bagnino, non c'è il problema. C'è il bagnino. Beh, però già che è una bella
bellissima serata, sicuramente. Meno male, io sono contento di essere io, qua. No, è un grandissimo onore averti qua. Ragazzi, lui parla sempre bene di tutti, ma parliamo bene di lui, è il migliore. Ma lo fai dice diventare rosso. Lo dice Giovanni Maggio, ragazzi. Non è l'alcol, giuro. No, non è l'alcol. Allora dobbiamo iniziare, eh. Azzo. Cazzo, sto azzo. Coso. Via la bilancia. Ma quanto è fresco questo ragazzo? Ma quanto è fresco? Appena tornato, bro. Sono in vacanza. Mamma mia. Concentrato sul mare bene. Gancio qua. Dentro qua. Vamo, forte, forte. And my homies got the iron, man, they feel like Tony Stark. And you better watch your head, cause it get wicked up the dark. Feeling like Kobe back in his prime. If we talking about the numbers, then I probably go LeBron. I'm a lion out the jungle, at the top, I'm like the Dons. This my life, it ain't a movie, I won't be at Comic-Con. Look, big shit popping, grinding like ain't no option. Throwing assist to all my homies, bitch, I feel like John Stockton. Every week I stay. Avete riconosciuto? Francesco Laquale, l'organizzatore di Bellicum, che certo. Per due anni di fila sono andato al suo evento, ma una volta ci siamo parlati. Cioè ci siamo parlati, non in videocamera. Sì, è vero. Cioè, cosa si prova a essere organizzatore? Che cioè, ti vedo sempre stressato, completamente stressato, cavolo. No, diciamo che sono stressato perché mi piace che le cose siano fatte bene. Ok. E quindi, vai, è stata l'anno scorso è stata la seconda, ma è stata in realtà la prima edizione da okay. solo. Quindi anche tutti quelli che hanno lavorato con me, sei dovuto fargli capire un po' delle cose che per me sono scontate, ma chiaro, che non lo sono, chiaro. No? Venendo da, essendo fighter, cioè, no? Posso azzardare una cosa? Oh, il secondo evento è venuto l'anno. No, oh, allora, anche il video, carte, anche il video che, è stata una bomba. A parte che la gente che ha visto il video, che l'ha visto un sacco di gente, raga, gli abbinamenti dei fighter, l'ha azzeccata tutta. L'ha, non so se l'hai fatta a caso o se era voluta. No, no, vabbè. Ci vabbè. Sei riuscito. Vabbè, ci dai, sei riuscito. No, l'abilità un po' della... Porca puttana, ci sei riuscito al 100%. No, allora, diciamo che per esempio, vabbè, il meccione Maggio contro Makarem, nel senso, io ero all'angolo di Makarem quando è successo il fattaccio anni fa, quindi... Diciamo che era una cosa che volevamo vedere da te. Che bomba. Quindi, e sai che la gente mi sta chiedendo adesso che vuole il terzo match fra di loro? E la gente mi sta chiedendo, Ervin, ma quando è che organizziamo il rematch? E qua siamo con l'organizzatore di Bellicum. E chi lo sa che alla terza edizione ci sarà la cintura in palio. Magari non un torneo, così li fai menare per 5 riprese. Chi lo sa? La cintura Bellicum. Chi lo sa, chi lo sa? Spoiler, chi lo sa? Magari si farà, magari non si farà. Magari già. Magari già prima. Magari già prima. Oh, belli con 2,5 sì. 2,5 assicuro, qualche altro promoter mi ruberà l'esclusiva, sicuro mi incura, sicuro. Esatto. Cosa si prova ad allenare VIP? Parlare anche di questo, perché la gente non lo sa, ragazzi, lui comunque ha allenato anche gente di calibro di Gueppe Kenyo. Comunque, ho visto che si allena ogni tanto, si allenava anche di K1 o pugilato. Allora, lui ha sempre fatto pugilato. Ok. E io l'ho portato, ho iniziato a fare un po' di Thai, un po' di K1. Ho detto, no, senti, la Thai, lascia stare il pugilato. Non sai cosa ti perdi, Se usi le gambe. Con le tue leve, sai le ginocchiate che tiri. Oh, Mi hai fatto dire wey qualche volta. E dicevo io, mi emozionavo io per lui. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. No, in realtà è iniziata così, nel senso che non tornarsi da me. Sì. E poi sono diventati veramente buoni amici, okay. E quindi per me ormai è come... E ti capita che si allena ancora ogni tanto? Sì. Vabbè, durante l'estate, tra i suoi mille impegni è sempre via, okay. Ma quando è a casa passa sempre. Spettacolo. Io sto aspettando l'invito nella sua palestra, ragazzi. Arriva. Va, allora, guarda, cogliamo l'occasione. Sei ufficialmente invitato a Bellicum 4. Il 3 lo saldiamo. Ma vedrai che Bellicum 4 sarà prima di un anno, vedrai. Vediamo. Che bomba, cazzo. Spoiler. Qua sono i momenti belli da riprendere. Bisogna sculettare adesso. Due maschi che si mettono per il zone. Sì. E poi andava ripreso. Fra che si cambiava il costume. Sì, è vero. Era un pezzo. Culo all'aria in mezzo al posteggio. Da olandese in fila all'ottava. Puoi dirla di tutta. Ragazzi, andava ripreso. Lui è il ragazzo che compare nelle locandine ma non combatte. Com'è possibile? Sono ovunque. Guarda che occhi che c'ho. Sono ovunque. Bello di tutto. Mamma mia, spettacolare. Direi così che poi mi emoziono. Ma lui è special guest. È vero, non lo sapevate. L'hai scoperto. Sono io. Però diglielo un po' io chi sono. Aia. Io sono Johnny Sins di Breganzone. Voi non lo sapete. Cominciano i dissing qua. Voi non lo sapete. Mentre, il pelato di Brazzers. Esatto. Di Breganzone però. Solo di Breganzone. Cioè, altre parti non è. Comunque ragazzi, la location è veramente spettacolare. Siamo esattamente
location da, come dire, da piscina, esattamente come un sabato e una domenica in piscina con gli amici, dove però hanno montato il ring ed è veramente carina la cosa. L'evento, adesso stanno combattendo i dilettanti sul ring, che qua voglio fare una piccola parentesi. Come cazzo fai a combattere con sto sole, con sto caldo? Cioè io veramente, ragazzi, fa veramente caldo. Ci sono, la macchina segnava prima 34 gradi. Voi immaginatevi combattere con 34 gradi sotto il sole, sopra il ring. Per fortuna i professionisti dovrebbero cominciare attorno tipo alle ore 8, quindi comincia già a scendere un po' la temperatura. Ci aspettiamo veramente un bel evento. Siamo alla stanza d'albergo perché dovevamo, la tipa ci fa: uscite sulla sinistra, andate in fondo, ci sono le sbarre, è tutto chiuso, poi se aprite al terzo piano è l'edificio. Ora dovrebbe essere questa, la 303. Questa è la 303. Ok. 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 E siamo in stanza. Che bello. Ok. Devo accendere la luce, ragazzi, ma di qua spegne dall'altra parte. Cioè questa è cosa? Non so. Vabbè, in ogni caso, questa è la stanza. Adesso ci cambiamo, l'itinerario della giornata sarà questo. Ora ci cambiamo. Sono le 17.49, andiamo a farci un tuffo in piscina, giusto per prendere una boccata d'aria fresca. Io non so nuotare comunque, quindi affogherò oggi. Dopodiché alle 7:30 torniamo qua, ci ricambiamo e andiamo a registrare l'evento. Vamos! We got stay dropping, bitch, I stay consistent in. Hurt the blind, lead the blind, but I got the vision in. Know the street deficient in, needed my assistance. Real since my existence, came a long distance. So many days, I get too stuck in no ways. Blame it, I was raised, her shit getting this way. E non fare così che mi emoziono, non sono eccolo abituato. Qua, non eccolo sono qua, abituato. Ragazzo. Il ragazzo copertina. Sono il ragazzo lì, copertina. Sono lì, eccolo. Non sono abituato. Occhio, che non posso parlare che c'è mia figlia. Guarda la prima. Da sta? No. Alla si sente? Manca del seme. La banca del seme. Manca del seme. Allora, caro Gio. Tutti maschi alluppati qua. Tra sono quanto dobbiamo steroide. Dire che inizierà? Una pisciata in santa pace non te la fanno manco fare qua. È pazzesco. Quelli sono il Bronx, no? Invece loro, cioè lui era il Bronx. Dove l'hai rubato? Guaglio, bello sto orologio. Bello questo orologio. Ma questo è il Bronx, no? Il Bronx del Rolex. E loro ce l'hanno con quelli del Philippe Patek, noi in Svizzera, no? Facciamo... I poveri c'hanno Rolex, no? Dicono, mica però noi siamo poveri con sti cazzo di Rolex. Quelli col Philippe Patek, più ricchi. Campanilismo, campanilismo. Quindi Rolex non, contro con Patek. Philippe Patek, quindi... La povertà è questa, capito? La povertà. Aperta campagna qua. Grazie a tutti di essere venuti a Sconda Titani, grazie mille. Una cosa vi chiedo, ragazzi, ci sono le televisioni che ci stanno inquadrando. Massima, diciamo, non è, questo anche per me vale, perché io sono anche un casinista pure io, ma vi raccomando, massima, diciamo, professionalità, così magari facciamo una bellissima figura anche davanti alla televisione. Se è qualcosa che non va, dopo andate vicino agli arbitri oppure fate ricorso a qualcosa, se è qualcosa che non va, ok? Ma te arrivi sempre ancora? In questi momenti loschi. Sempre, sempre. Ma siete dolenti. Ma come mai Francesco sempre dietro? Francesco sempre dietro che allaccia mutande. Tutto questo parlando del mio culo, hai capito? Ma lì. Ah, ok. Questa raga non posso postarla. No, sculacciata finale. No, è la parte più bella. Devo mettere beep. Sono finiti i match dilettantistici, sono finiti circa 30 minuti fa, 40 minuti fa. Sono esattamente le 8.46 perché c'è Sirico. Ok, stanno presentando di scontro tra titani, vedo ancora gente in piedi, vi chiedo gentilmente di accogliere. Ok, dovrebbero partire. Sceglie Capriolo. Ok, dovrebbero partire con un match di tre ragazzini, giusto? Sì. Se non sbaglio, questi ragazzini con una cintura in palio, se non sbaglio, che è la cintura che abbiamo visto prima. Dopodiché partiranno i match da professionisti, ragazzi. 10 match totali. Alla fine l'ultimo match, che è quello anche più atteso, diciamo, sì. È quello di Francesco Maggio, che l'avversario di Francesco non è più lo stesso che era nella cartolina tipo di qualche settimana fa, è cambiato, un ragazzo israeliano. Una cosa importantissima per tutti quelli che seguono i miei video e seguono questi sport, una cosa importante, l'importanza appunto di questo sport, di fare una disciplina marziale, uno sport da combattimento, è quella che ti aiuta non solo all'interno del ring, ne stavamo parlando prima, ma anche nella vita. A me ad esempio mi ha trasformato da una persona stra introversa ad essere
estroverso non a livelli negativi, cioè non in senso negativo, però mi ha aiutato un sacco nella vita a relazionarmi con le persone, a relazionarmi con le ragazze, gli amici, ma tutto certo, quanto. L'arte marziale alla fine è una trasmissione di conoscenza, di, claro, e ti aiuta nella vita. Quello che fai in palestra lo riporti nella vita, resistere, non mollare. Che la gente, dentro, chi è dall'esterno, non aver paura. Chi è dall'esterno vede questa roba come sì, cosa vuoi portare all'esterno della palestra? Vuoi portare le botte? No. Non è vero. Le botte sono l'ultima cosa che esistono in palestra. Le arti marziali sono una cosa importante e i giovani d'oggi dovrebbero incominciare a fare. Chiaro. Vedo troppi giovani sbandati. Chiaro. Poi rientra, ok? Ti va. Quindi trova la distanza, lo sai fare bene, trova la distanza, entra e poi chiudi di gamba. Tocco, passo indietro, tocco, passo indietro. Lo sai fare benissimo, va bene? Ok, ciccio. Dentro qua. Gancio lo kick. Passo. Adesso gancio adesso. Dentro qua. Tu, va bene? Lo senti, Fra? Bene. Fantastico. Ti la mano. No, aspetta. Prepara la nostra. Anche a Claudia Tassi. Segrete. Sì, te lo metto. No? Cuoricino. Per te, sempre, lo sai. Kadima! Kadima! Destro, più di sotto col gancio, non tanto, stanno entrando tutti sotto, bro. Tutti, bro, tutti. Mi sta sentendo di brutto. Ogni volta, lo kick lo pieghi ogni volta, bro. Bravissimo, quello! No. Buono! Buono! Vieni. Esci da lì, bravo! Esci. Vai, vai, bravo, 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 bravo! Non mollarlo! Bravo! 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 Perdiamo questo cioccolatino! Lo vedete? Let's go, bro! Let's go, bro! Rosso! Sì!
omaggi Tobleroni per tutti. Ole! Dammi la ciancletta. Toma la ciancletta. Toma la ciancletta. Non è la ciancletta. 9, fra, 9. Decimo, no, no, no. Il secondo, il primo e il secondo, devastato. Ma il terzo cercate di gestirlo. Se non riuscite a buttare giù, buttatelo giù. Ma se è duro, andate lì e giocatelo. Non sprecate tanta energia, i colpi più devastanti devono essere, non dovete sprecare, non voglio i colpi a vuoto, no, no e no. Ok? Adesso combatte questa e anche la prossima settimana, ma il prossimo avversario non lo posso già annunciare. Ma ve lo, lo facciamo sapere a breve. Niente spoiler? Yes! Prossimo sabato combattete già? Combatte già, sì. Veramente pochissimo, l'ultimo match della serata sul ring, dopodiché ci sarà il main event, ovvero Francesco Maggio contro Dimitri, se non sbaglio. Dimitri? Non vorrei dire una cavolata, l'ho letto prima, me lo sono già dimenticato. E devo dire ragazzi che guardando il riscaldamento di Francesco Maggio è veramente una bomba, cioè delle belle bombe a mano. Non vi nego che spererei in un bellissimo KO, potrebbe essere una super chicca finale per concludere questo video. Adesso niente, vi faccio vedere un altro po' del suo riscaldamento. Dopodiché vi porterò direttamente dentro il ring con l'ultimo match. E poi si va a bere, perché è la cosa più fondamentale, no? Vero? È la cosa più fondamentale bere, per reidratarsi. No alcolici. L'acqua. Vai, prendi un'acqua di qua. Sì, ma prendila da qua, da loro. Sta gente, il pubblico è arrivato tutto per te. Ti raccomando, cerchiamo di fare una bella figura. Sii sportivo combattendo, regola la scena la gente. Pam, pam, boom. Ok? Siamo qua vicino a te, tu dici quello che dobbiamo fare, se ti fa male qualcosa, ogni colpo, noi ti curiamo noi, siamo tutti con te. Siamo una squadra e la squadra vince, non da solo, è una squadra che vince. E se noi ti diamo la nostra energia a te, tu devi darla lì sopra, al massimo. Gestisci i due lui, non stare lì a giocare. Non stare lì a giocare, non me ne frega niente. Settimana prossima dobbiamo combattere un match duro. Non esiste giocare, basta. Basta giocare. E dai! Siamo pronti, squadra! Tutti youtuber, è la dieta. È la dieta. È la dieta, la dieta è. Ma tanto è vegano, no? Sì, è una salsiccia vegana. La dieta è. Cazzo ridi. Cazzo è vegano lì. C'è un cazzo di vegano. La salamella. Il maiale. Mangia vegano. Mangia carne il maiale. Sì, anche. No. Come no? Il maiale è un. No! Fatti i cazzi tuoi. Quindi se il maiale ha brucato l'erba, questa è la salsiccia vegana. Che cazzo? Vuoi un morso, Ervi? Moni, moni. Zingoni un'altra volta. I don't have the time, bro, I don't wear a watch. I'ma move regardless, just like the clock. Been around here before, I've been on this block. 25 to life, bit, I live on this rock. Planet Mars, dog, my planet raw. Took trips and landed far. Took hits I can't ignore. My chest got a black hole. I dealt with a black hole. Inizio!
Non ti avvicinare! Vai! Dammi tua zia! La prima cosa che ho fatto è stata guardare l'angolo, e l'angolo che mi ha guidato è l'angolo che devo tutto. E poi invece quando l'hai messo giù la seconda volta hai capito? Sì, ho capito che da come abbiamo studiato l'avversario non può andare diversamente, abbiamo usato ogni dinamica e la tecnica e la strategia giusta. Ma tu da questo sport cos'è che ti aspetti? A cosa ambisci? A prendermi tutto. I'm gonna need safety. Tell the op can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out of Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision, it couldn't be clearer. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me supreme with the sound through the stereo. So turn it up loud when you hearing us. We live in as good in your area. My mama proud, she tearing up. L'hai mai visto? Quello è anche Shakira. Ma che... L'avete mai visto un fatto fare questa roba? Ma come fa? Cosa c'è? Come gira di e torna indietro. Come è successa sta cosa? Come è possibile? No, poi torna indietro. Che spettacolo. E poi torna indietro. Io non so fare quel c***o.
Questo schifo. C'è un cazzo la wave. La palestra più ignorante è sempre in Svizzera, però. Bastardo. La vita è fatta di momenti felici e brutti e bisogna godersi tanto i momenti felici. E voi che siete venuti da lontano, sono molto felice. Mi ha fatto strapiacere, comunque è incredibile come sei. Tranquillissimo prima del match, talmente tranquillo che dico sei quasi spensierato e arrivi sul ring e ti trasformi completamente. Pensa ubriaco. No, no. È stato un assaggio e basta, lui sempre, è un atleta. Sempre contenersi, sempre. Con moderazione. Esatto. Io direi che è ora di stappare, no? Che dici? Dai, sì. Francesco, settimana prossima combatti di nuovo? Sì, ancora non posso dire nulla perché... Ok, però come cioè, ogni settimana combatti? Come è possibile? Come fai a reggere sti ritmi? Guarda che non è da tutti anche... Sarà per questo che ho vinto anche al primo round adesso. Ecco perché se tu vinci al primo round, dopo c'è carburante anche per le altre match la prossima settimana. Esatto. Il trucco qual è? Vincerli tutti al primo round. Non prendere troppi gol e vincerli subito, no? Giusto? Ah, ho imparato molto anche dai miei viaggi, partendo in Francia, in Germania, a Londra. Combattono quasi una volta ogni settimana, una volta ogni settimana per sfruttare questo. Ed è una cosa che è un peccato che qui in Italia non si fa. Io voglio anche dimostrare quanto questo è un lavoro e può davvero far come fai tu a portare gente da piacere allo sport. Certo. Perché già combattere una volta ogni 4 mesi, ogni 5 mesi, la gente si dimentica. Ah beh, certo. La gente si dimentica di te. A meno che non sei una bolla di hype che vuoi sfruttare. Sai, io ti ringrazio perché tu hai una visione. E questa qua è una parte della tua missione come youtuber di espandere e far crescere la voce. Infatti tutto il mio team ti segue, anche io ti seguo molto. Tu lo sai da quando avevo 16 anni che ci siamo visti, ragazzi, ricordi? Erano 6 anni fa che ci siamo visti al primo evento. Avevo 16 anni e tu già portavi questo, dicevi le stesse cose di adesso e continui a farlo. Ed è una cosa bellissima. Oh, sto match con Talo, facciamo? Vuole 5 per 3. Io do un solo round, un solo round. Non ero neanche al 30% in quel match. Sto continuando a crescere, quindi quando tu cercherai di arrivare al mio livello io sarò un altro, sempre un passo in avanti, un mago, due passi in avanti. Sto match dovrà organizzarsi, però poi qualcuno dovrà organizzarlo. E niente, ha detto che dopo la prima ripresa. Grazie ancora Francesco. Ah, inquadra il crew Miro. Ma sei uno stronzo, guarda, ma che cazzo. Tu sei albanese, questa parte lo tagli. E dal sensei Miro questo è tutto. Alla prossima puntata. Adriana! Il barman ha fatto questo per disabilitare Erwin e lui si è tolto gli occhiali, quindi direi che è un pareggio già in partenza. Rocky contro Apollo! Oh! 20 secondi ancora! Ma questo non è tai! Allora, decretiamo, fermi, in mezzo, vieni, in mezzo. No, cazzo, piangendo. Decretiamo il vincitore. Manca piatte. Questo è lo sport.